Amici escursionisti, buongiorno. In un angolo del piazzale del Passo Maniva, un gruppo di sempreverdi si appresta a percorrere la prima tappa del sentiero 3B, che dal Maniva terminerà a Colle San Zeno. Si è deciso di ripetere questa esperienza dopo 12 anni. Infatti, il 29 settembre del 2010, da sempre dal Maniva, iniziò il trekking di allora, del quale in YouTube rimangono i filmati. E qui vi mostro alcune fotografie che ritraggono quel gruppo. La prima è dal Passo del Cavallo, la Corna del Sonclino, Vesalla e poi l'arrivo a Brescia. Domenico e Giordano si sono prestati di portare al Maniva e poi di riprendere al Piardi il gruppo, ed io sono con loro. Ci fermiamo alla storica fonte Busana di Coglio per rifornirci d'acqua e poi proseguiamo verso il Colle San Zeno. Qui al Colle San Zeno noi ovviamente dovremo aspettare parecchie ore, per cui la nostra intenzione è di raggiungere il Gölem, percorrendo proprio la traccia del sentiero 3B che ci porterà fino al monumento del Redentore. Il 3B è stato inaugurato il 21 agosto del 1981 ed è un classico percorso escursionistico bresciano, detto anche delle Tre Valli, perché interessa la Val Sappia, la Val Trompia e la Val Camonica, ed è dedicato a Silvano Cinelli, uno degli ideatori, che purtroppo venne a mancare proprio nella terza tappa di quella inaugurazione di 41 anni fa. Eccoci giunti sul Gölem, il monte dei Bresciani, sul Castel Bertino, dove sorge il monumento al Redentore. Siamo rimasti qualche minuto da soli e poi subito è apparso un folto gruppo di escursionisti. Abbiamo familiarizzato un po' e poi noi abbiamo ripreso il nostro percorso verso gli Stalletti Bassi per ritornare al Colle di San Zeno, passando dai sentieri della montagna tra la Val Trompia e la Val Camonica.
ma la presenza dei sempreverdi sul percorso non si limita a noi. Anche un altro gruppo è partito dal plan di Monte Campione e sta percorrendo le creste del Trevi in senso in contrario, dal Muffetto fino al passo delle Sette Crocette. E di questo trekking impegnativo, perché è stato di 20 km con 1400 metri di dislivello, ho le fotografie che Monica Marchina mi ha passato. Un percorso impegnativo anche questo, e il gruppo giunto alle Sette Crocette è ritornato al plan seguendo la variante bassa del Trevi. Poi alle 15:30, per noi che eravamo in attesa, una gradita sorpresa: l'arrivo dei nostri amici e di questo loro percorso vi racconterò nel prossimo filmato. Grazie a voi e al prossimo video.